100 anni. Sono 100 anni che siamo tornati a passeggiare su questa montagna, a tracciare nuovi sentieri, a costruire maglie, a tagliare la legna, a vivere il bosco. Cento inverni freddi e taglienti, 100 estati calde e ricche di vita. Ma la montagna non dimentica. La montagna non cancella le sue ferite, le protegge. Ogni volta che mi addentro in lei, io le vedo, le riconosco e le sento. In alcuni di questi luoghi c'è una calma innaturale, come se qua il vento delle emozioni moderne non arrivasse. Paura, ansia e frenesia non attecchiscono, non contano. La mente si svuota. Secondo me, in queste montagne c'è stato il momento in cui il tempo si è fermato e non ripartirà. In questi luoghi vivono ancora i desideri e i sogni dei giovani che vi sono morti. Quei sogni erano troppo intensi e troppo grandi per volare via. La montagna li ha ascoltati, li conosce e, fermando il tempo, li protegge. Casa alla Zevia, Monte Zevia, rifugio dell'angelo. Oggi cammino in questi boschi, faccio foto, vedo ruderi, lapidi che ricordano gli eventi. Mi colpisce sempre la giovane età di quei soldati e non posso fare a meno di paragonarla ai loro coetanei di oggi. Penso ai loro desideri. Perché le persone sono ciò che desiderano. Ma cosa poteva desiderare un giovane di 20 anni in trincea? Miei cari, qui tra 4 ore sarà un inferno, ma 4 ore sono lunghe, sono un'eternità. Questa guerra ha 2 avversari e non so capire quale sia il più pericoloso, il nemico che ti spara addosso o il tempo che non passa e ci imprigiona qui per sempre. Io vorrei sconfiggere il tempo è il vero bastardo. È lui che mi ha messo qui, vivo, in quest'epoca. È lui che è sempre volato via nei momenti felici e che adesso non passa più. Vorrei farla io una guerra. Tutti contro il tempo. Il tempo è cattivo per natura, ma è come una tenaia, perché si stringe sempre di più, e se sei felice si restringe più in fretta, se sei disperato invece si ferma e ti guarda patire. È una maledetta tenaia il tempo, naia maledetta. Vorrei dormire e svegliarmi tra 100 anni. Vorrei vedere se ne vale la pena.
Sergente? Sergente? Maledette talpe. Questa è la prima che ho fatto. Questa l'ho fatta per seconda. Aspetta, però, perché... Una, due. Sono troppo lontano. E il tre sono qua. Ma... questa è la mia. Beh, cos'è sta roba? Cosa succede? Io per oggi sono abituato a vederne di cose strane. Poi ormai ci vuole ben altro per spaventarmi. Spaventare te? Boh, io sono spaventato. Arrivi come un fantasma e vestito così? Questa è la mia coperta. Guarda, vedi? Ci sono le mie lettere. Senti, ma non è che hai visto una ritirata stanotte? Una ritirata? Ma è tutto così tranquillo qui. Da quella volta furono molte le sue visite. Ogni volta che poteva, lui scappava. Come sarà il mondo? Cioè,
Com'è ora? Ah, sempre più piccolo, sempre più scomodo. Quando ti arriva la chiamata, se non ti presenti in caserma sei un disertore. Ti possono fucilare per questo. Siamo come schiavi. Gli ultimi schiavi d'Italia. Gli ultimi? No, no, sai. Non credo proprio sarete gli ultimi. Sai che mi piacerebbe imparare a suonare? Magari potresti insegnarmi. Se penso che quando ero a casa avevo paura di parlare alle ragazze. Ah, quando torno le bacio tutte. Cosa fa qua, soldato? Dai, lascialo stare. Non vedi che non ce la fa. Non è mica lui che sbaglia. No! No! Bravo ragazzo, tranquillo. Così si fa. Vai, così si fa. Così si fa. Così si fa. Così si fa, mi ha detto. Loro sono come degli eroi. Hanno paura, ma poi cambiano. Oggi i soldati scelgono di essere soldati. Sono dei professionisti addestrati, preparati, consapevoli. E la guerra è un aspetto così freddo e calcolato. E l'impatto emotivo si cura con dei tranquillanti. E allora non era così. Non è così. Non è così. Non mi hai detto ancora come ti chiami. Pietro. Pietro Vardi. Posso farti una foto? Io non ce la faccio più a combattere. Non ce la faccio a uccidere. Quello che voglio sapere veramente da te è... Insomma, se ne vale la pena morire in questa guerra. No, non le vale la pena. Salvati se puoi. Porta a casa la pelle e salvati. Secondo te, se io resto di qua, da questa parte, sono un vigliacco? Dice che torna per restare. Sarebbe una cosa incredibile. Credi che sia un pazzo? Pietro, dai che ce l'hai fatta. Ora puoi restare con noi. Guarda, questa è la foto che ti ho fatto l'ultima volta. Povero Pietro, era un sognatore, ma non è per questo
che è morto, credetemi. Sarebbe morto in ogni caso. Era un sognatore ed è riuscito a crearsi un angolo di felicità dove nessuno mai sarebbe riuscito. Viviamo bene il nostro tempo. In fondo è l'unico che abbiamo. Notte che dal cielo si vini un sole buon, in un momento e ha distrutto tutto quanto, e casa mia resta un muretto di cemento, con una bottiglia ancora la collate dentro. La notte che ne se casca il cielo d'osso, a monte gli angeli soffiava nelle trombe, non si vedeva niente, solo fumo e rosso, ma si sentiva bene gli urli delle bombe. Pisesa qua stasera, mettete su papà, che se una vita intera cinta. Il giorno dopo che nega tira la bomba, la sonda a vedere se c'era resta niente, ma coi govisti a gosiga bastardi a ronda, par poco noi ne copa dopo che mo pianto. Giorno che nega tira dal cielo le bombe, in un momento che m'ho perso tutto quanto, e casa mia sta su un muretto di cemento, con una bottiglia ancora la colpa.